Buon pomeriggio, benvenuti all'ultima puntata. Mi scuso perché forse sarà un po' troppo lunga, però cercheremo di contenerla. Non vorrei vi rimanesse un po' indigesta proprio l'ultima. E continuiamo appunto la nostra chiacchierata sugli dei, sull'Acropoli di Atene. E dopo l'introduzione, la parentesi introduttiva della volta precedente, oggi vorrei concentrarmi su qualcosa di più archeologico e materiale. Concludendo anche un discorso dalla precedente chiacchierata, ovviamente sull'Acropoli di età arcaica non ci siamo soffermati molto sulle offerte, sulla produzione scultorea, proprio per non andare fuori tema, ma in maniera molto molto veloce vorrei presentarvi qui alcuni degli esemplari, delle tipologie anche più rare e meno attestate, perché la presenza maschile, tra virgolette, della tipologia scultorea maschile è alquanto ridotta, a favore di una maggiore presenza ovviamente della tipologia scultorea femminile, per intendersi le corai. E qui ho messo, anche per darvi un'idea dello sviluppo, solo due esemplari, l'inizio e la fine, se volete, della prima metà del VI secolo e la fine del VI secolo, due pezzi abbastanza celebri in letteratura. Il Moscoforo, dedicato da Rombos, quindi questo magnifico giovane aristocratico, dovete immaginare appunto questi materiali, questi oggetti dedicati sì dalle persone più abbienti della città di Atene. Abbiamo anche Banausoi che riescono a realizzare, quindi gente che lavora e che riesce anche a realizzare, ad offrire aparchai alla divinità. E l'altro caso invece è la statua, è un gruppo scultoreo, come vedete da questa mano sulla spalla sinistra di questa figura, generalmente interpretato come Teseo, ormai sul finire del VI secolo. E in maniera molto succinta queste due sculture vi danno un'idea appunto di quello che è un po' lo sviluppo della scultura attica realizzata nel VI secolo ad Atene. Come vi dicevo, questi materiali, oltre ad essere dedicati da persone di un certo livello sociale, erano opere impegnative, perché spesso e volentieri si tratta di opere, soprattutto per quelli in marmo, realizzati con marmo importato dalle isole, marmo cicladico, Nasso o Paro, quindi realizzato spesso e volentieri proprio da scultori non attici, e che quindi costavano in qualche modo un po' di più. Solo successivamente appunto si può parlare di una chiara temperie artistica ben identificabile, ateniese e attica. Un'altra tipologia attestata da un esemplare come il cavaliere Rampin è proprio quella che ritrae i cavalieri. L'ordine dei cavalieri, ovviamente non mi soffermo su questo, indica proprio lo status sociale degli appartenenti a questo strato molto molto elitario, che si permettono appunto di realizzare delle opere impegnative e che vengono dedicate poi sull'Acropoli e alla divinità.
Poliade. Interessante il caso in letteratura del cavaliere Rampin, dal momento che le due sculture, la testa e il torso, ebbero sorti separate, fino a quando un eminente archeologo, Humphrey Payne, nel 1936 riuscì a capire che la testa Rampin al Louvre attaccava perfettamente con, lo vedete bene in questa immagine, con il torso di un cavaliere rinvenuto sull'acropoli. Questo è interessante perché abbiamo più di un caso in letteratura. E qui potete vedere la concentrazione, tutti questi puntini indicano il rinvenimento di statue femminili, di corai, sul plateau dell'Acropoli. Come potete vedere c'è una concentrazione nella zona di quello che sarà successivamente l'Eretteo, con appunto una concentrazione di corai. Abbiamo una fossa di ben 14 corai proprio qui, e successivamente, dopo il 510 avanti Cristo, si registra una concentrazione di statue femminili intorno alla fronte orientale del Partenone. Anche in quello occidentale, ma è interessante appunto capire questi luoghi di display delle opere all'interno del santuario. Quindi c'è una sorta di spostamento nell'area delle dediche dall'Eretteo, quindi dalla zona nord del plateau, verso quella più meridionale, l'area successivamente dell'impianto del Partenone. Qui vi mostro una delle opere più rappresentative, che provengono proprio dalla zona dell'Eretteo, la Core 679, databile intorno all'ultimo quarto, 530-520 avanti Cristo, l'ultimo quarto del VI secolo, per mostrarvi anche la bellezza e la varietà della policromia attestata sulla scultura. Oggi si parla molto di policromia, sembra che gli studiosi che si stanno occupando oggi di policromia hanno scoperto la policromia. In realtà, dalla fine dell'Ottocento, come queste tavole ci indicano, era un dato assolutamente essenziale, ben documentato proprio dagli studiosi che si erano occupati di scultura già a quell'epoca, quindi più di un secolo fa. E questa è la cosiddetta corretta con il peplo, quindi anche l'attenzione verso l'abbigliamento è un dato significativo che qualifica proprio lo status, qui addirittura si parla di divinità, secondo alcuni studiosi, delle opere offerte sul plateau. Qui ha cambiato un po', mi scuso. Se seguiamo a questo punto della nostra conversazione il racconto attraverso le parole di Pausania, proverei a ripercorrere non tanto il suo spostamento sull'Acropoli. Molti studiosi ritengono che sia possibile seguire Pausania sull'Acropoli, in realtà no, non è la guida del Touring Club, non è interessato a presentarci monumento dopo monumento, offerta dopo offerta, edificio dopo edificio, ma vuole registrare quelle che sono le occorrenze che lo attirano molto, molto di più. E vedrete infatti le descrizioni che ci dà Pausania in genere sono molto brevi, incisive, ma spesso lasciano aperte molte questioni, e lo vedremo proprio a breve. Quindi Pausania arriva all'Acropoli e ci racconta un po' le sue impressioni avvicinandosi proprio a quest'area. L'Acropoli ha un solo accesso, non ne offre altri, essendo tutta scoscesa e circondata da un solido muro. I propilei hanno un tetto di marmo bianco e ancora i miei tempi eccellevano per l'armonia e la grandiosità dei blocchi di marmo. A sinistra dei propilei c'è un edificio con pitture.
ecco, come vi dicevo, è sempre molto essenziale. Io qui accanto ho messo la pianta più aggiornata dei propilei, realizzata da Tasos Tanoulas, architetto che si è occupato proprio dell'anastilosi, del restauro e anastilosi dell'edificio, dei propilei. Vedete, è una costruzione particolarmente ambiziosa, con questa fronte caratterizzata da un ingresso, da un corridoio centrale più largo delle altre, degli altri interassi. Generalmente gli studiosi ritengono che questo fosse l'accesso durante le processioni, destinato ad accogliere gli animali che arrivano proprio sull'acropoli, mentre le porte laterali erano destinate all'ingresso dei fedeli. E come vedete è caratterizzato da un timpano sia sulla fronte est che su quella ovest, quasi fosse un tempio. Ed è proprio questa la caratteristica più eccezionale di questo edificio, che tende anche ad armonizzare i dislivelli nel passaggio dal portico di arrivo, la parte centrale caratterizzata da colonne assai più alte, quindi di ordine diverso, sono infatti in ordine ionico, e l'ingresso invece vero e proprio verso il plateau, di nuovo caratterizzato dall'ordine dorico. I propilei si ritiene in costruzione durante il 437-432 avanti Cristo, quindi immediatamente dopo l'avvio e la prima inaugurazione del Partenone. La pianta, soprattutto nella sua struttura premnesiclea, è difficile a dirsi. Queste sono le due soluzioni proposte in letteratura, quella di Dinsmuir, che in qualche modo riecheggia in maniera un po' più sintetica i propilei di Mnesicle, e invece quella un po' più povera, per così dire, proposta da Scheer nel 99, con un vano molto più piccolo che solo successivamente verrà monumentalizzato. Ovviamente vedete bene anche il cambio di orientamento dei propilei nella versione successiva, con un cambio davvero drastico, ampliando ovviamente l'accesso e l'accessibilità al plateau. E come Pausania ci dice, e come sappiamo, questo poi è il bastione del tempietto di Atena Niche, o di Niche Aptera, come lui dice. E qui, solo per darvi un'idea dei propilei, del grande monumento della seconda metà del V secolo, con questi enormi travi in marmo che tanto avevano colpito il nostro Periegeta. Ed effettivamente si tratta di blocchi in marmo, in pentelico, che devono coprire spazi importanti, e quindi occorrono da colonna a colonna e da struttura a struttura dei blocchi davvero particolarmente lunghi, quindi è anche una sfida da un punto di vista costruttivo e architettonico, oltre alle bellissime decorazioni come queste, come le decorazioni del cassetto nato, con queste stelle che attraverso la policromia emergevano ancora di più. E la parte centrale, come vi avevo già accennato, caratterizzata da queste colonne più snelle e più elevate, e quindi, per ovvie ragioni, la scelta dell'ordine dorico per il passaggio centrale. Qui vedete quelle che sono le foto più recenti del monumento, che ultimamente è stato de-restaurato e ri-restaurato con questi blocchi bianchi che avete visto, realizzati da Scalpellini, che operano ancora a mano, e quindi è un tentativo anche di valorizzare il patrimonio
locale. Dalla fronte nord, dal lato nord dei Propilei, vi accorgete di queste bugne che ancora si trovano, seppur in forma ridotta, su questi blocchi e che ci indicano che il monumento non fu finito, perché dovevano essere ancora sbozzate, mentre rimangono particolarmente evidenti e pieni nella loro forma. Quindi questa zona, che è quella, la zona della cisterna, è la zona opposta al bastione del tempietto di Atenanike, non giunge a conclusione. Le possibilità sono molte, dagli ingressi in guerra, alla peste, ad altri elementi, ma non abbiamo delle informazioni ben precise sull'interruzione dei lavori dei Propilei. E questo invece nella fase sua ultima, il tempietto di Atenanike, che abbiamo visto già nella volta precedente, restaurato nel 1836, nel momento in cui i bastioni dei Propilei vengono liberati dalle superfetazioni architettoniche di età ottomana. Come vedete, anche la scelta di questa nuova idea di anastilosi, se volete ne possiamo anche discutere successivamente, ha avuto delle fasi di dibattito in letteratura, dal momento che la carta utilizzata il via per i lavori di anastilosi prevedono appunto anche l'inserimento di blocchi nuovi lavorati, e quindi anche il rapporto cromatico, il contrasto cromatico con l'elemento lapideo di età antica è particolarmente stridente. Comunque, questa è la situazione oggigiorno del bastione. Anche in questo caso abbiamo un'occupazione dell'area che risale alla prima età arcaica, con un altare dedicato a Nike, probabilmente caratterizzato da un piccolo sacello, come vedete qui in basso, non ancora particolarmente monumentalizzato. Questa è l'area del Pirgos con le rimanenze del muro miceneo, del Pelasgikon o Pelasgikon, e quindi particolarmente importante per la narrazione anche di questi culti tradizionali che si impiantano via via sul plateau dell'Acropoli. Mi scuso, ma per qualche motivo viene tagliato il box che avevo realizzato, e semmai vi fornirò un PowerPoint più corretto da distribuire tra di voi. Mentre quello che noi vediamo è l'ultima fase, la fase degli ultimi decenni del V secolo. Le proposte di cronologia appunto sono diverse a seconda dei vari studiosi, e dipendono ogni volta da un evento bellico o da una situazione particolarmente favorevole per la città di Atene. Vedete la ricostruzione proposta da Schulz nel 2001. Questa, diciamo, è la fase poi finale, conclusiva, con l'ultimo ritocco, lo vedremo a breve, proprio degli ultimissimi decenni del V secolo, ovvero la balaustra con le Nicai, questo grande fregio che doveva abbracciare l'edificio di Atenanike. Sul tempietto, ovviamente, anche qui grande abbondanza di decorazione, display delle iconografie, dell'immaginario più volte utilizzato già in età arcaica, anche se l'identificazione di questi fregi, del fregio esterno al tempietto, non è sempre facile. Abbiamo questa battaglia di greci,
alcuni riconoscono la battaglia di Maratona, non lo so, è veramente difficile, lo stato di conservazione di questi fregi non è ottimale, non ci sono poi attributi iconografici per poter identificare meglio situazioni e avvenimenti. Però vedete il gioiello qui della seconda metà del V secolo, in questo tempietto ionico anfiprostilo con quattro colonne sulla fronte e nella parte posteriore. Tra gli elementi che possiamo riconoscere qui, questo è uno dei fregi, e ovviamente avete queste figure, forse di un greco, forse di un sicuramente di figura orientale, con questo scudo a pelta che possiamo identificare. Sono state proposte anche qui diverse ipotesi, ma è difficile precisare ulteriormente gli eventi e gli avvenimenti. Mentre sulla fronte orientale del tempietto c'è questa assemblea degli dei che ovviamente riecheggia in qualche modo il più celebre fregio che vedremo a breve sul Partenone, il fregio est del Partenone, con questa assemblea degli dei. Anche in questo caso potete vedere dallo stato di conservazione non è sempre facile riconoscere tutte le divinità, se non uno Zeus in trono qui, che appunto è figura particolarmente eminente, e qualche altra figura di divinità per brandelli appunto di elementi iconografici. Il tocco finale da un punto di vista architettonico ma anche decorativo e scultoreo è la balaustra con le nicai attorno al tempietto, che è la quintessenza di quello che in letteratura passa per essere lo stile ricco o lo stile dall'effetto bagnato. Proprio per le caratteristiche intrinseche alla scultura, vedete queste superfici marmoree in cui è quasi difficile distinguere l'elemento tessile dall'elemento anatomico, da qui appunto la bellezza e l'eccesso di decoro, quindi lo stile ricco, come in questo caso la nike, e o il caso dell'effetto bagnato sulla celebre Nike che si allaccia o slaccia il sandalo. Ad osservare questa processione, questa teoria di nicai e di animali, e ovviamente Atena, qui facilmente riconoscibile per lo scudo che è per terra, quindi non è l'Atena Promachos, ovviamente, e questi fori che vedete sul petto indicano la presenza di attacchi metallici che probabilmente facevano parte della decorazione della corazza, dell'egida, scusate, con i serpentelli di Medusa. Qui qualche immagine per render conto appunto della qualità sia della decorazione sia dell'architettura del tempio di Atena Nike, da cui abbiamo letto Egeo si era buttato vedendo arrivare la nave con la vela nera. Sempre seguendo Pausania, quindi ha appena descritto i propilei, siamo ormai all'interno del plateau, e registra immediatamente accanto quest'area il santuario di cui abbiamo accennato anche la volta scorsa durante la discussione finale. C'è poi un santuario di Artemide Brauronia, la statua della divinità e opera di Prassitele,
La statua di legno originaria è a Brauron ed è, come dicono, l'Artemide taurica. Quello che vedete è ovviamente una pianta molto archeologica, essenziale e particolarmente dibattuta per quanto riguarda, per esempio, la presenza o meno di un tempietto o altare all'interno di questo santuario. Non abbiamo nessuna indicazione a riguardo. Pausania, ma non solo Pausania, non fa menzione di strutture architettoniche, di strutture templari all'interno di questo santuarietto, né tantomeno altre fonti letterarie. Abbiamo in fondo questa stoa. Non conosciamo bene quest'area qui, che è molto ipotetica. Sappiamo che davanti c'è questo santuario di Atena Igea. Quindi tenete a mente anche queste varie declinazioni, queste varie epiclesi che ad Atena vengono via via attribuite sull'Acropoli. Interessante questo pezzo, questa testa colossale, una testa di 56 centimetri che dovrebbe far riferimento ad una statua colossale di oltre 3 metri, è la cosiddetta testa de Spinis, in quanto identificata dall'archeologo greco Georgios de Spinis come possibile statua di culto, come l'originale di Prassitele. Così è stata presentata appunto dallo studioso. La testa proviene in realtà dal vicinissimo santuario di Atena Igea, per intendersi, ritorno sulla mappa, sulla cartina, e la zona che corre lungo il muro perimetrale del santuario dell'Artemide Brauronia, quindi da un punto di vista statistico di provenienza potrebbe effettivamente risultare dall'area del santuario di Artemide Brauronia. E il pezzo, rinvenuto nel 1839, in realtà è finito quasi subito nei magazzini del museo e solo di recente è stata rivalutata proprio da De Spinis, che vi ha riconosciuto l'originale di Prassitele. Altri studiosi, come potete immaginare, non hanno aderito a questa ipotesi, proponendo una cronologia un po' più tarda o addirittura proponendo per questo pezzo l'ipotesi di una produzione di età romana, una scultura di età romana. Non mi soffermo, vi do appunto mi limito a registrare le posizioni. Nella mostra, proprio su Prassitele, la scheda del catalogo era particolarmente ampia e aperta a qualunque tipo di suggestione, e non in quell'occasione, che appunto la grande mostra tra Parigi e Atene dedicata proprio a Prassitele, non si è presa una posizione univoca da parte degli studiosi. Interessante che appunto l'ipotesi di una statua di culto di 3 metri, una statua di culto colossale, nell'ipotesi di Spinis, infatti segnalato qui, ha fatto propendere per la presenza di un tempietto con altare, ipotizzato proprio dal De Spinis, non lontano dal muro di Temenos del santuario. Però di questo tempietto e del suo altare non abbiamo alcuna evidenza archeologica. Mentre è particolarmente significativa l'attività
di culto sempre del santuario di Artemide Brauronia in età arcaica, quindi nel periodo grosso modo della tirannide di Pisistrato, e questo cane abbiamo dall'area ben due cani e un orsetto, un orso, che quindi suggeriscono e supportano l'ipotesi del culto per la Brauronia. Le orsette appunto a Brauron, da un punto di vista archeologico, sono più meglio documentate, e qui avete un bellissimo esemplare marmoreo dell'ultimo quarto del VI secolo, proprio dal santuario della Brauronia, con una qualità, un'attenzione all'anatomia dell'animale davvero eccezionale per il periodo. Camminando appunto con Pausania tra le varie dediche che dovevano esserci ancora al suo tempo, quindi nell'inoltrata metà del secondo secolo d.C., si imbatte in dediche, in ex voto, in offerte, in opere d'arte che decoravano il santuario. Oggi è un po' deludente, se volete, da questo punto di vista, la visita all'Acropoli, dal momento che si vede soltanto la superficie rocciosa, e non ci sono ulteriori inviti ad immaginare quest'area colma, stracolma di oggetti in marmo, in bronzo, in avorio, in legno, di qualunque tipo di materiale. È solo grazie appunto alla combinazione della documentazione archeologica e delle fonti letterarie che possiamo avere una vaga idea di quello che doveva essere il contesto santuariale nella media età imperiale. Qui Pausania ricorda una statua di Atena che batte Marsia poiché aveva raccolto il flauto, mentre la dea voleva che fosse gettato via. Pausania, come vedete, non registra il nome dell'artista. Siamo fortunati perché in realtà ben prima di lui Plinio raccoglie questa notizia nel 34esimo della Naturalis Historia, quindi il libro dedicato ai metalli, e per questa ragione si fa riferimento alle opere in bronzo. Parla di una statua di Mirone proveniente dall'Eleutere, quindi dalla Beozia, allievo di Agelada, anche lui allievo di Agelada tra i vari altri importanti artisti del periodo, e si registra il Satyrum admirantem tibias et Minervam. Quindi il satiro che guarda verso il flauto, l'aulos, e Atena. Mi permetto qui di aprire una parentesi su quella che è un po', molto in breve, la storia della disciplina, un periodo particolarmente fruttuoso che va sotto il nome di archeologia filologica, di una serie di personaggi, vi farò vedere qualche esempio tra poco, che riconobbero, che cercarono di combinare l'aspetto più documentario, quindi della produzione artistica di età romana, con le fonti letterarie. E qui è il caso di Brunn, che nel 1853 riconobbe in questa figura il possibile satiro, il possibile Marsia del gruppo scultoreo di Mirone, in una copia di età romana, servendosi ovviamente di altri media, di altri supporti, come questo vaso a figure rosse, in cui si registrano contrapposti il Marsia che sta indietreggiando, il flauto, l'aulos che sta cadendo o è in questa posizione proprio per sottolineare l'azione, e
sulla sinistra Atena, un'Atena vestita di tutto punto, ben riconoscibile come Atena. La ricostruzione appunto dell'Atena si basò poi su altre copie. Qui siamo ovviamente ai Musei Vaticani, ma altre copie dell'Atena, c'è una completa per esempio al Museo del Prado, fece sì che questa combinazione che si portasse alla luce, tra virgolette, un'ipotesi di ricostruzione di quello che era il gruppo mironiano. Non tutti gli studiosi, come potete immaginare, concordano su questa ricomposizione, ma generalmente si assume che i due personaggi, quindi questa Atena e questo Marzia, replicassero appunto l'originale, il prototipo di Mirone. Brun, come vi dicevo, insieme ad altri importanti archeologi tedeschi, per la maggior parte, la stragrande maggioranza, partecipano appunto di questo clima rinnovato che, vi ripeto, va sotto il nome di archeologia filologica, quindi l'idea è di rileggere la letteratura e andare alla ricerca delle perdute opera, dei nobilia opera che la produzione copistica romana doveva necessariamente aver conservato. A voi il nome non dice niente, ma tra poco capirete chi è questo Carl Friedrichs e anche l'importanza che ha avuto in letteratura, nella storiografia, perché è colui che nel 1859 riconobbe il gruppo dei tirannicidi e nel 1863 il Doriforo in questa statua proveniente dalla palestra di Pompei, su cui oggi ci sono alcuni dubbi circa l'identificazione, non li affronto qui, se volete ne possiamo discutere successivamente dopo la nostra chiacchierata. Un altro celebre studioso è Offerbeck, al quale dobbiamo un'opera meritoria, un corpus delle fonti letterarie riferibili proprio alla registrazione di opere d'arte del mondo antico, che solo di recente Der Neue Offerbeck un po' amplia e sviluppa quello che è il volume di Offerbeck stesso e che veramente rappresenta ancora un punto imprescindibile non solo nella storia degli studi ma per chiunque voglia avvicinarsi alla disciplina. Menziono Adolf Furtwängler perché in qualche modo è lui che porta alle estreme conseguenze questo metodo, grazie anche a queste pubblicazioni che via via sviluppano una sensibilità verso le fotografie e dall'altra parte uno sviluppo anche delle gipsoteche, perché è grazie ai calchi, alle combinazioni che si possono fare con i gessi che queste opere vengono riassemblate e riconcepite. I Meisterwerke ovviamente di Furtwängler costituiscono un altro snodo storiografico particolarmente importante e a lui si deve, tra le varie ipotesi, il riconoscimento dell'Atena Lemnia, che qui vedete in un calco. Qui la genialità di Furtwängler era stata quella di riallocare la testa di Pelagio Palagi a Bologna con un torso femminile da Dresda. Quindi la composizione, la ricomposizione di questi due elementi in letteratura passa come la ricostruzione dell'Atena Lemnia, che Pausania registra ovviamente sull'Acropoli e la definisce la più degna di essere vista tra le opere di Fidia. La situazione sull'Acropoli ovviamente l'abbiamo già definita come un palinsesto, anche se spesso e volentieri rimangono solo
pochi brandelli di alcuni momenti snodi storici e architettonici. Abbiamo un lungo dibattito, per esempio, sulla collocazione o meno del pre-Partenone o di questa che letteratura passa come architettura H. Non vi voglio annoiare perché sono sicuro scappereste davanti alle varie ipotesi, spostamenti tra un tempio e l'altro, ma questo è solo per darvi un'idea di quello che fu il cantiere dell'Acropoli per più secoli. E entrando invece più nello specifico, guardiamo appunto ad alcuni casi di architetture e di monumenti, a cominciare dall'Eretteo, uno dei luoghi più sacri, riferibili appunto alle figure della preistoria mitica di Atene, dei suoi fondatori e dei suoi culti più antichi. Quella che noi vediamo è ovviamente una costruzione di un impegno particolarmente notevole, dal momento che, come vedete da queste sezioni, l'edificio e su più livelli. Quindi bisognava armonizzare questi corpi dando l'impressione di un corpo unitario, di un corpo unico. Questa è la fronte est, che appunto è una facciata di un tempio vero e proprio, invece così non si presenta la parte posteriore, la parte a sud ovviamente occupata dalla loggetta delle cariatidi e poi a nord un portico che, come vedete, questo è il portico nord, va a bilanciare il dislivello tra la terrazza dove sorgeva il tempio di Atena Polias e il nuovo piano di calpestio. Questa invece è la fronte occidentale che, come vedete, è interamente murata. Quest'area è particolarmente importante da un punto di vista proprio dei culti, proprio perché va a riprendere quei culti primordiali dell'Atene davvero più antica. E per intendersi, le cariatidi, le fanciulle che sostengono la loggetta meridionale, si impongono proprio sulla tomba di Cecrope, quindi mitico fondatore di Atene. Anche da un punto di vista architettonico, scultoreo, l'edificio è particolarmente innovativo. Non so se è abbastanza chiaro, ma ecco qui. Vedete questi fori verticali nella pietra scura di Eleusi, e sono dei fori per agganciare queste figure attorno all'edificio. Quindi le sculture, per intendersi, non sono scolpite come nell'altro caso o negli altri fregi, ma si utilizza la superficie scura, la pietra scura di Eleusi, come sfondo su cui vengono aggiunte queste piccole sculture. È un caso particolarmente interessante, se volete, di policromia, anche se qui la pittura non c'entra, come capite, ma l'effetto della policromia è dato dalla combinazione di due materiali lapidei molto differenti: quello scuro, appunto la pietra di Eleusi, e il marmo pentelico, o altre volte usato il marmo di Paros per le sculture. Quindi anche da un punto di vista
delle tecniche, questo edificio si pone davvero all'avanguardia per queste soluzioni. Ancora una volta è Pausania che ci aiuta a registrare la situazione di quest'area sacra, perché oltre all'Eretteo abbiamo quindi questo edificio, abbiamo delle aree immediatamente limitrofe particolarmente significative. C'è poi un edificio chiamato Eretteo. Davanti all'ingresso c'è l'altare di Zeus Iupatos, su cui non sacrificano mai esseri animati, ma usano deporre focacce senza farvi neanche libagioni di vino. All'interno ci sono degli altari, uno di Posidone, su cui sacrificano ad Eretteo, secondo un oracolo, uno dell'eroe Bute, un terzo di Efesto. Sulle pareti ci sono pitture che rappresentano la stirpe dei Butadi e inoltre, l'edificio infatti è composto di due ambienti distinti, all'interno c'è un pozzo in cui si trova acqua di mare. Questo però non è un fatto tanto straordinario perché si riscontra anche in altri centri dell'entroterra, come per esempio ad Afrodisia in Caria. Questo pozzo, tuttavia, presenta un particolare degno di essere registrato, il rumore delle onde quando soffia il vento del sud. E nella roccia c'è una forma di tridente, si dice che si tratti delle testimonianze prodotte da Posidone per il possesso della regione. Quindi potete immaginare questo che è davvero la location più ambita in cui addirittura avviene lo scontro tra Posidone e Atena per il possesso di Atene prima e dell'Attica, quindi della regione. Quindi un luogo estremamente sacro, caratterizzato da questi culti come non solo Eretteo, ma per esempio Bute, che rinviano alla preistoria stessa di Atene. E, qui non è chiara la distribuzione interna dell'Eretteo, non sappiamo effettivamente la distribuzione di queste zone, per di più Pausania parla di altari di queste divinità, ma come vedete anche da questa immagine, da questa diapositiva, gli studiosi tendono a dividere queste due stanze riferendole a due culti particolari. In realtà è interessante il fatto che Pausania, qui in questo passo, faccia riferimento all'edificio chiamandolo Eretteo, ma in genere lo chiama Tempio di Atena Poliade, quindi è la Polias dell'Acropoli, e quindi un chiaro segno che questo è un edificio collegato ad Atena. Continua il nostro perigeta illustrandoci quella che è la distribuzione degli altri culti nell'area. E qui vedete anche una ricostruzione con la stoa, questo è l'olivo, mentre all'interno abbiamo il segno del tridente, all'esterno invece abbiamo l'olivo che nella contesa appunto con Posidone, è invece l'elemento che concorrerà alla vittoria di Atena per il possesso dell'Attica. Dell'olivo dicono solo che questo fu l'argomento prodotto dalla dea nella contesa con Posidone per il possesso della regione e aggiungono che l'olivo andò in fiamme quando i Medi persiani incendiarono la città di Atene e che bruciato ricrebbe lo stesso giorno per un'altezza di 2 cubiti. Congiunto al Tempio di Atena è quello di Pandroso. Pandroso è la sola delle 3 sorelle senza colpa riguardo all'oggetto affidato in deposito. Ovviamente qui si tratta del mito di Erittonio e del fatto che solo la fanciulla, solo lei, non scappò alla vista di questo fanciullo serpentiforme, mentre Aglauro ed Erse scapparono alla vista di questo monstrum.
Interessante nella combinazione delle attestazioni scultoree offerte appunto sull'Acropoli, questo gruppo che suppongo sia a voi estremamente noto, è il gruppo di Procne e Itis. Lo menziono qui perché molto spesso quando si parla di scultura, questo gruppo quasi non entra nella discussione dell'Acropoli. In realtà è particolarmente significativo, si lega molto bene a quella che è la storia, ai personaggi, ai miti, alla storia mitica della città. Perché oltre al riferimento, ancora una volta, in Pausania, che fa riferimento ad una dedica da parte di Alcamene, se appunto in questo caso dovrebbe essere anche lo scultore della fine della seconda metà del V secolo, per intendersi uno dei più stretti collaboratori di Fidia insieme ad Agoracrito. È particolarmente suggestiva la presenza appunto di questa statua, di questo gruppo scultoreo proprio sull'Acropoli. È vero che non è stato rinvenuto nelle immediate vicinanze dell'Eretteo o del Pandion, perché abbiamo anche il santuario di Pandion, ma doveva essere particolarmente esemplificativo per, immaginate le processioni nelle grandi Panatenee o dei visitatori, collegare questo gruppo agli avvenimenti e alle storie collegate a Procne. Procne, che ha proprio la figlia di Pandion, come vi dicevo, Pandion, lo vedremo tra poco, ha proprio un santuario sull'Acropoli, uno dei fratelli i due fratelli di Procne sono Eretteo e Bute, che abbiamo appena visto all'interno del santuario dell'Eretteo. Quindi questi richiami interni seguono un po' un filo rosso che collegano sia visivamente, sia cultualmente, sia da un punto di vista, appunto, immaginate le processioni, i rituali che dovevano svolgersi sull'Acropoli, queste tipologie tutte assieme. E il gruppo, come vi dicevo, oggi come oggi si data grosso modo negli anni dell'Eretteo, delle Cariatidi dell'Eretteo, ma una proposta avanzata alcuni anni fa da Eugenio La Rocca riportava per esempio una cronologia intorno al 440, una cronologia molto alta che collegava il mito di Procne e Itis in realtà agli scontri, alle vittorie di Atene su Megara. Stilisticamente, per quanto mi riguarda, invece preferisco una vicinanza proprio stilistica e una ripresa anche tipologica della figura delle Cariatidi, quindi è visivamente ancora più immediato il raffronto e la vicinanza, nonostante il gruppo scultoreo non fosse nella zona dell'Eretteo. Come vi dicevo prima, il recinto di Pandion, quindi del padre di Procne, è grosso modo in quest'area, nell'area orientale del plateau dell'Acropoli. Un'altra statua registrata da Pausania è un Apollo in bronzo, qui ovviamente nella copia romana, l'Apollo di Kassel. Un'altra opera attribuita a Fidia è appunto l'Apollo Parnopios, poiché essendo l'Attica infestata dalle locuste, il dio promise agli abitanti di allontanarle dalla regione. E in questa opera, in questa copia di età romana, noi tutti siamo soliti riconoscervi l'Apollo Parnopios, con caratteristiche che rinviano ancora, da un punto di vista della struttura, dello stile, al periodo dello stile severo.
interessante ancora a questa data, l'utilizzo di una ponderazione molto fissa, questa è molto tipica di Fidia, diversamente se immaginate anche Policleto che non amava le divinità, amava gli atleti e le figure giovani, propone una ponderazione totalmente diversa. Se andiamo, continuando in questo nostro percorso verso il monumento centrale dell'Acropoli, il Partenone sicuramente ha una posizione davvero importante, non solo nella storia dell'architettura antica, ma anche per quanto riguarda le soluzioni che vengono proposte per quanto riguarda la decorazione, la scultura architettonica dell'intero edificio. Come vi dicevo, grandi discussioni, grandi dibattiti sulla presenza di un Partenone arcaico, quella che appunto in letteratura passa per essere l'architettura H, e che era stata in un primo momento immaginata nella zona dell'Eretteo, quindi nella zona del Tempio di Atena Polias. Gli studi di Corres, che ha per decenni lavorato proprio sull'architettura del Partenone, gli hanno consentito di proporre una soluzione che è ampiamente accettata in letteratura, anche se non unanimemente, ma ha un grado di verisimiglianza abbastanza alto. Quello che vediamo ovviamente non è il Partenone arcaico, ma al Partenone arcaico apparterrebbero degli elementi della decorazione del Tempio, databile appunto nel secondo quarto del VI secolo avanti Cristo. Questo Tempio H o Partenone arcaico sarebbe stato costruito proprio nell'area del successivo Partenone. Corres ha individuato, ma già prima di lui, in realtà già a fine 800 erano stati registrati dei tagli nella roccia e degli allineamenti molto particolari, riferibili ad un edificio molto più ampio rispetto a quello che sarà successivamente il Partenone di età periclea. Per intendersi, questa area qui davanti è lo stereobate su cui si sarebbe imposto il tempio. Un tempio che avrebbe una prima fase, questo noi lo chiamiamo primo Partenone, ma avrebbe, vi dicevo, due fasi, uno di fine VI secolo, intorno al 500 avanti Cristo, un progetto che sarebbe stato immediatamente cambiato in uno successivo, molto più lungo. Questa pianta qui ce lo descrive molto bene, quindi una pianta allungata a ricordare l'Ecatompedon, quindi questo tempio di 100 piedi, che però sarebbe stato distrutto dall'arrivo dei persiani nel 490 avanti Cristo, e i lavori si sarebbero quindi bloccati a livello dei primi rocchi delle colonne. Questo tra l'altro è particolarmente interessante perché abbiamo anche l'evidenza archeologica dalla nostra parte che documenta l'impatto che il calore ha avuto sulla struttura lapidea. Questa è la pianta dell'Acropoli come doveva apparire subito dopo l'arrivo
dei persiani, quindi con, vedete queste pianta del Partenone allungata, diversamente da quella successiva, appunto con un cambio significativo nella, nel Partenone appunto di età periclea, cominciato appunto nel 447-6 avanti Cristo. Qui un'immagine di quello che il Tempio, che sarà il Tempio per eccellenza sull'Acropoli, con dei dettagli particolarmente significativi, dalla porta al cassettonato, con queste colonne nella parte posteriore, secondo alcuni in ordine ionico, secondo altri in ordine corinzio, che svettavano dal pavimento al soffitto per l'intera altezza del tempio, a differenza della cella che vedete qui, che era invece costituita da un doppio colonnato a forma di P greco. I lavori in realtà terminarono solo nel 432, quando anche i frontoni vennero posti nella loro collocazione. Si tratta di un tempio particolarmente innovativo sotto tanti punti di vista, innanzitutto per l'impiego combinato di ordine dorico e ordine ionico in questo colonnato di 8x17 che non è per nulla canonico da un punto di vista appunto dell'ordine dorico, con questi spazi e questi ambulacri che dilatano la superficie del tempio. È particolarmente interessante, come vi dicevo prima, interessante no? Perché nel dibattito siamo sempre tutti a dire Pausania non ci dice questo, non ci dice quest'altro, ma la brevità con cui Pausania ci racconta del Partenone, che per noi è la quintessenza ovviamente dell'età classica, del periodo aureo di Atene, mentre Pausania ci dice semplicemente del frontone est, in questo caso della nascita di Atena, mentre nella parte posteriore è rappresentata la contesa tra Atena e Posidone. Poi successivamente in una sezione immediatamente contigua a questa, il Perigeta fa riferimento alla statua crisoelefantina realizzata da Fidia, ma non si dilunga nella descrizione, per esempio, di quello che era l'apparato della decorazione, per esempio, delle metope o del fregio. Quindi anche qui l'uso delle fonti, l'uso di Pausania deve essere, da un punto di vista metodologico, gestito e ben guidato. Come dicevo, questo tempio mette in display tutta quella che è la grandiosità di un progetto, che è appunto quello di Pericle, eseguito da Fidia e dai suoi più stretti collaboratori, Callicrate e Tino. Sono notizie che ovviamente do per certe, per scontate, a voi tutti, ma è particolarmente interessante il lavoro che il grande impegno nella decorazione della struttura, che appunto non suscitò nessun interesse nel nostro Perigeta. Eppure, se prendiamo a confronto il Partenone con altre strutture immediatamente precedenti o coeve, abbiamo qui per la prima volta un accumulo di informazioni, di stimoli visivi che non abbiamo altrove. L'immaginario, per esempio, delle 92 metope va dalla rappresentazione della gigantomachia sulla fronte orientale all'amazzonomachia di quello occidentale.
Tra sud e nord invece abbiamo la rappresentazione di una centauro Machia e appunto nella parte settentrionale il sacco di Troia, l'Iliupersis. Purtroppo gran parte della decorazione, soprattutto delle metope, venne scalpellata in età tardo antica e soprattutto in età cristiana, quando il Partenone divenne la chiesa di Santa Maria, per cui la paganità, gli spiriti andavano in qualche modo deposti e le metope soprattutto hanno sofferto di questo attacco, di questa damnatio, e solo alcune metope sono oggi ben riconoscibili. Siamo grati a viaggiatori e ad artisti che durante il Settecento, questo è il caso di Jacques Carré, 1764, realizzarono una serie di disegni che ci danno un po' lo status quo del monumento a quell'epoca e che sono stati particolarmente utili per riassegnare. Ogni tanto viene fuori dal magazzino qualche frammento che si riesce a ricollocare in posizione. Questo è il caso per esempio delle metope della centauro Machia, che è anche il lato meglio conservato. E grazie agli studi di Bernard Schweitzer nel 1932 sappiamo essere il lato che per primo venne messo in opera, e non è un caso che da un punto di vista stilistico possiamo vedere la grande diversità proprio di trattamento delle superfici, dello stile, dei volti, dei corpi tra questo lato, appunto quello meridionale, e gli altri. Qui per esempio avete ancora delle strutture molto solide, con queste teste, questi corpi molto ancora molto carnosi, che rinviano alla precedente temperie del secondo quarto del V secolo, lo stile severo per intendersi, e una profusione anche di schemi che movimentano e disarticolano la superficie metopale. Qui vedete sempre questo gioco, questa aggressione, questa monomachia tra l'essere umano e il centauro. Qui ovviamente la lettura, se volete, totalizzante di questi elementi decorativi è stata riportata ovviamente alla distruzione, scusate, di Atene da parte dei persiani. Quindi anche il riferimento all'Iliupersis, all'Amazzonomachia, sarebbero tutti temi collegati con i persiani. Non so se questo sia il caso, ovviamente una centauromachia rinvia ad altri valori, ad altre questioni, e mi pare nulla abbia a che fare con i persiani. Ecco, soluzioni di questo genere, vedete queste le bellissime, abbastanza intatte metope del lato sud. Particolarmente interessante è il caso, questa è anche una bella storia da raccontare agli studenti, questa è la metopa 32 nord, con un soggetto assai interessante. Il lato nord venne interamente scalpellato dai cristiani, ma in questo caso il motivo tipo annunciazione ha consentito a questa metopa di sopravvivere, se non per dettagli, appunto le teste che probabilmente per cause accidentali sono venute via. Però in questo caso lo schema iconografico dell'angelo, per così dire, che poi è Iris nel caso specifico, quindi volendo proprio il soggetto, l'iconografia dell'essere alato torna ancora con la figura
seduta tornava bene appunto per una interpretazio cristiana di questo soggetto, di questo motivo. Io forse interromperei adesso, così poi continuiamo con, sempre con il Partenone e riguardiamo gli altri elementi della decorazione. Grazie. Riprendiamo la discussione. E, guarderei adesso agli altri elementi della decorazione scultorea del Partenone, nello specifico il fregio che correva attorno alla cella, un caso abbastanza unico nella storia dell'architettura, e poi guarderemo assieme ai frontoni, alle sculture frontonali, e poi entreremo nella cella per un piccolo momento di adorazione della Partenos. Il fregio è, come dicevo, un unicum nella storia dell'architettura dorica, anche se appunto, come vi ho detto precedentemente, il Partenone è davvero un esperimento architettonico riuscitissimo, in cui questi due ordini si mescolano. E appunto il fregio, che per esempio ritroviamo su alcuni tesauroi di area ionica, come pensate i Sifni per esempio a Delfi, avevano questa particolarità, che viene in qualche modo inserita anche all'interno di questo nuovo progetto particolarmente ambizioso. Il fregio ha come origine l'angolo sudoccidentale dell'edificio. Da lì si dipartono, si biforcano due grandi processioni che vanno lungo il lato occidentale e poi il lato settentrionale, girano poi e l'altro invece percorre l'intero lato meridionale, per poi incontrarsi sulla fronte est, con un'assemblea degli dei e la scena del peplo. Ovviamente questa processione implica vari momenti della processione delle grandi panatenee, e tutto confluisce in un unico momento particolarmente congelato, se volete, in cui le sequenze sono in realtà presentate sincronicamente, così come la scena anche delle divinità che assistono ad un momento particolarmente importante, che è appunto la consegna del peplo, delle divinità su cui ci soffermeremo, sia per la loro composizione che per la loro struttura. Così appare il Partenone al Ciriaco d'Ancona, che dà una versione, se volete, sì, abbastanza buona ma difficile da interpretare, del frontone occidentale, ma solo successivamente, come vi dicevo, grazie ai viaggiatori, ai disegnatori di età moderna, abbiamo un'idea abbastanza buona dello status quo, dello stato di conservazione di queste immagini, delle sculture frontonali. Questo è il frontone orientale, con al centro il grande vuoto, qui e qui. Se non fosse per quella brevissima menzione di Pausania, noi non sapremmo cosa era raffigurato sul frontone orientale, proprio perché avete queste figure non lontane dagli angoli,
del triangolo frontonale che poco ci informano sulla scena cardine, sulla scena principale del, al centro del frontone est. Qui sono riconoscibili dei cavalli, questi saranno da interpretare come i cavalli di Helios, quindi il sole che nasce, e sull'opposto, sull'angolo opposto invece la notte, Selene con la sua di quadriga discendente. Tra questo, in questo spazio cosmico dove appunto dobbiamo inquadrare la nascita di Atena, si dispiegano le divinità in posizioni particolari, con uno stile del tutto nuovo ad indicare talora molto facilmente la divinità stessa, e avremo alcuni casi su cui ci soffermeremo. Questo invece è un po' più completo, vedete i cavalli ritornano come nel disegno di Ciriaco d'Ancona, questo è invece il disegno del frontone occidentale con la contesa tra Atena e Posidone per la regione dell'Attica. Attorno alla scena centrale varie figure interpretate in vario modo. Da questo punto di vista la letteratura, soprattutto sull'identificazione dei personaggi sul frontoni orientale e occidentale del Partenone, è una crux abbastanza interessante. Vi ripeto, la letteratura è smisurata, ma non c'è unanimità nel riconoscimento dei personaggi, e qualche caso lo vedremo a breve. Interessante è anche questo studio che la Palagià aveva condotto nel 93, che pubblica poi nel 93, a proposito dei blocchi su cui erano posti i marmi del frontone. Questo perché anche da un punto di vista della tecnica di realizzazione del frontone, il Partenone innova rispetto alle precedenti esperienze. Di solito si tratta, per intendersi, in un primo momento abbiamo delle figure sbozzate a metà, con Olimpia le figure sono attaccate al muro di fondo del triangolo timpanale, mentre con il Partenone le sculture vivono a tutto tondo, sono interamente realizzate, ovvia la parte posteriore non presenta dei grandissimi finimenti, dei grandissimi dettagli, ma si tratta comunque di figure a tutto tondo che si impongono sul blocco, sul geison orizzontale, su questa che è appunto la struttura orizzontale del frontone. Quindi questa è una grossa novità da un punto di vista tecnico. Qui avete una porzione del frontone orientale con queste figure che si susseguono. Vi dicevo prima le interpretazioni e le varie ipotesi di riconoscimento. La figura maschile che vedete qui è stata interpretata variamente da Eracle a Dioniso a più recentemente Efesto. Questa è l'ipotesi che Dyfrey Williams ha proposto di recente, qui il volume, se siete interessati, sviluppa tutta un'ipotesi anche per spiegare questa figura un po' defilata, un po' spostata rispetto agli altri, che volge le spalle verso le altre divinità, verso il centro della scena principale, quindi la nascita di Atena, e che collega in qualche modo all'episodio omerico con Afrodite, che effettivamente si colloca dall'altra parte del frontone, tra le braccia
della madre Dione. E la caratterizzazione di Afrodite in questo caso è davvero eccezionale, davvero unica da un punto di vista iconografico, perché per la prima volta gli artisti, qui ovviamente se immaginate quando i marmi arrivarono a Londra, non tutti riconobbero immediatamente questi bellissimi, straordinari, originali greci della metà del V secolo, anzi alcuni furono molto delusi dalla vista dei marmi arrivati a Londra, poi personalità come Canova, al quale si chiese di restaurarli, o Visconti o Catremer de Cancy, dissero no. Questi sono gli originali di Fidia. Per tornare al caso dell'Afrodite, vedete questa iconografia, questa posa e questa caratterizzazione della dea dell'amore che ha un particolare molto interessante, un dettaglio iconografico che è questo della spallina abbassata, che è un motivo che poi avrà molto successo sia in scultura sia sulla ceramica, proprio per identificare il motivo della sensualità. Quindi può essere Afrodite o può essere anche una bella donna, tanto bella quanto Afrodite. Ancora in età romana questo motivo, questo particolare iconografico rimarrà inalterato. E qui si sperimenta proprio sull'iconografia e sulla caratterizzazione di queste figure. Un po' come, per ritornare all'idea di Ares, è particolarmente interessante, è la figura di Ares già sul Thesauros di Sifni è una figura molto isolata, ma già se volete sul Vaso François è una figura che non fa mai parte del corteo degli dei, è sempre in disparte, sempre pronto a ovviamente correre in battaglia, correre in guerra, e in questo caso la caratterizzazione fisica introspettiva del personaggio potrebbe essere particolarmente attinente alla decorazione del frontone, ma anche al personaggio medesimo. Questa ovviamente solo una ricostruzione di quello che è l'episodio centrale, ovvero la nascita di Atena dalla testa di Zeus, anche se il tema iconografico non è quello di età arcaica, dove Atena esce letteralmente dal cranio di Zeus, ma qui Atena è posta accanto al padre con Efesto che sta brandendo ancora l'ascia. È chiaro, questa è solo una ricostruzione, è all'ultimo piano del Museo dell'Acropoli, ma particolarmente carina per capire un po' la disposizione e la distribuzione dei personaggi nel frontone, all'interno del triangolo frontonale. E questa è solo un'immagine molto suggestiva della nuova disposizione delle sculture, dell'apparato scultoreo e decorativo del Partenone all'ultimo piano del nuovo museo che si affaccia direttamente sul Partenone, qui con un display, se volete possiamo discutere, ovvero questi frontoni posti ad altezza visitatore, mentre poi abbiamo le metope più alte e più in basso il fregio. È chiaro che anche nell'esposizione museografica bisogna dare un compromesso e non tutto può essere ricomposto e collocato lì dove era. E invece questo è il frontone occidentale con la scena centrale, l'abbiamo vista, e
anche letta in più passi di Pausania, con al centro Atena e Posidone. Quindi è interessante questa dislocazione sia dell'immaginario, sia delle immagini, che dei culti all'interno dell'Acropoli, sul plateau dell'Acropoli, che si richiamano vicendevolmente, cioè qui avevamo lasciato questo mito, se volete, nell'area dell'Eretteo, dove si conservava e si conserva l'ulivo sacro e il segno del tridente di Posidone, ma era il primo messaggio che il visitatore riceveva, il primo stimolo visivo che il visitatore riceveva entrando proprio dai propilei e avvicinandosi al Partenone. Questo è il primo appunto lato visibile del Tempio, e sotto ovviamente la composizione quel che resta del frontone occidentale a Londra, con queste figure. Qui in realtà il tema, mentre prima abbiamo visto questa nascita di Atena in un contesto, se volete, cosmico, da una parte il Sole e dall'altra la Luna, in questo caso invece le sculture angolari dovrebbero far riferimento alla topografia di Atene, quindi ha una riconoscibilità, proprio perché il mito è più ateniese, dovrebbe far riferimento a quelli che sono i confini o le aree di controllo della città, e questo potrebbe essere un elemento fluviale del territorio, quindi un landmark per immediatamente riconoscibile della geografia ateniese. Qui un'ulteriore pianta con un'ulteriore distribuzione delle varie figure e della grande processione, e qui un immaginario Fidia in questo quadro del 1868, già Birmingham, di Alma Tadema, di Fidia che illustra i lavori del suo capolavoro a Pericle. Generalmente si ritiene questo personaggio rappresentare Pericle, mentre la figura ammantata dovrebbe essere Aspasia, che riecheggia appunto l'altra statua, copia romana della Aspasia Sosandra, dedicata da Callia sull'Acropoli. Ovviamente non sappiamo se una scena del genere avvenne mai, però è interessante qui calarsi nella dimensione anche di questo grande artista, che riecheggia più un artista rinascimentale che non un artista antico, lui che illustra davanti al proprio capolavoro quelle che sono le tematiche, lo stile, i personaggi, eccetera eccetera. E qui la rappresentazione ovviamente del fregio con la processione proprio nel punto di sud-ovest, da dove si biforcano le due grandi processioni che avvolgono la cella del Partenone. E sulla fronte est di nuovo un'assemblea degli dei, ancora una volta caratterizzati da una fisicità piuttosto che da iconografie. Per esempio interessante in questo personaggio riconoscere Ares, che si sta puntellando sulla sedia, vedete come se siede anche in maniera sgraziata, non è per niente composto, si sta dondolando facendo perno sulla sua lancia, ovviamente interessato ad andar via che non ad assistere alla presentazione del peplo, proprio perché è il suo carattere, il suo personaggio, la sua iconografia, diversamente dagli altri personaggi. Qui
in conversazione o la Demetra facilmente riconoscibile per la fiaccola, ma anche per l'aspetto particolarmente matronale della figura. Di contro avete oltre la parte centrale di presentazione del peplo, la figura di Zeus con Era. Vedete anche la differenza gerarchica su cui siedono gli dei, questi sgabelli un po' più semplici rispetto invece a un trono particolarmente elaborato per Zeus. Gli dei ovviamente, non solo per questioni di isocefalia, occupano l'intero spazio del fregio e sono seduti, mentre gli esseri umani, i partecipanti alle grandi panatenee, hanno dimensioni molto più contenute e ridotte. E chiaro invece il riconoscimento dell'identificazione della figura femminile con Era, perché sta facendo quel gesto, l'anacalypsis, tipica delle figure femminili ormai sposate, è il gesto appunto dello svelamento, quindi Era come matrona, come protettrice di queste figure. La grande processione, come vi dicevo, prevede diversi momenti ed è interessante che la composizione sia altamente variegata nonostante la ripetitività degli schemi dei personaggi, qui con cavalieri appiedati, oppure i portatori di idriai che fanno parte appunto del corteo e parte dell'evento processionale prima e cultuale dopo. Oppure è il caso della processione con gli animali. Particolarmente interessante il dato tecnico anche di realizzazione di questo fregio, uno spessore, dovete immaginare, di pochi centimetri, è un fregio particolarmente schiacciato, ma che con delle convenzioni, una tecnica appunto che lavora più lo sfondo che non le figure in rilievo, riesce a dare proprio questo aggetto particolarmente significativo alle figure, ma guardandolo appunto in obliquo vi rendete conto che lo spessore è davvero minimo, come nel caso della cavalcata, ovviamente qui rappresentata come se fosse una sequenza, ma dovete immaginare delle schiere di cavalieri che partecipano più o meno ordinatamente, perché poi abbiamo anche dei casi, se volete, un po' ironici, in cui si cerca di serrare, di riuscire a stabilire delle linee, delle schiere per procedere in maniera ordinata. Qui ovviamente gli studiosi hanno fatto riferimento alla partecipazione della città al grande fregio come momento identitario per la città di Atene. È interessante che non ci sono solo i personaggi di alto lignaggio, come possono essere i cavalieri, ma abbiamo anche la presenza di meteci e di figure femminili che sono preposti ovviamente ad altri lavori, come i portatori di driai o di strumenti per il sacrificio, e anche queste fanciulle, le ergastine, che partecipano della processione. Questo vabbè, è il frammento oggi al Louvre, ma dovete immaginare, ecco, tutti questi momenti o la sequenza di questi elementi in funzione di un racconto unitario da parte della mente creatrice e delle mani che poi andarono a realizzare il fregio e le altre sculture.
questo è solo uno schema per dare idea anche della dispersione di questo materiale tra i vari musei, British, Louvre, Atene, nel tentativo appunto oggi ad Atene di riconcepire un monumento unitario e anche di dare un'idea di quello che doveva essere il percorso delle grandi panatenee dalla porta del Dipilon, quindi dal Pompeion, appunto da dove partiva la Pompei, fino attraversando l'Agorà, entrando ai Propilei per giungere poi al Partenone. È chiaro che il luogo più sacro dell'Acropoli e del Partenone è la cella del Partenone stesso, con la celebre scultura di Fidia, la scultura criselefantina dell'Atena Partenos, un impegno artistico e tecnico soprattutto, di cui purtroppo non rimane nulla, se non delle riproduzioni più tarde di età imperiale, che riecheggiano molto molto alla lontana quello che è il capolavoro, il dispendio anche economico di un'opera del genere. E qui perdonate il momento un po' kitsch, se volete, di questa Atena, che è stata realizzata a Nashville, è un'opera come il Partenone, una riproduzione uno a uno, e all'interno della cella Alain Lequire ha realizzato, avendo vinto un concorso, quindi come ai vecchi tempi, come vincevano gli artisti, ha realizzato questa riproduzione dell'Atena Partenos all'interno della cella del Partenone. E nuovamente Pausania ci dà delle informazioni sulla statua criselefantina e su alcuni dettagli iconografici, per esempio sull'elmo con questa figura di sfinge e i grifoni ai lati. E oppure un altro elemento particolarmente significativo è la presenza di una vittoria, di una Nike, tenuta in mano dalla dea, e uno scudo tenuto in mano dalla divinità, presso cui si era rifugiato il serpente Erittonio. Sulla base della statua è scolpita la nascita di Pandora, quindi interessante anche la scelta di questo mito nel V secolo da associare alla figura di Atena, proprio all'interno della grande cella del Partenone. Qui vedete appunto un dettaglio, ripeto, può sembrare kitsch, ma probabilmente dobbiamo abituarci più a questo tipo di immagini che non alle bianche smunte sculture in marmo o in bronzo. Questo è un dettaglio appunto della statua realizzata poi nel 1990 ed esposta nel Partenone di Nashville a misura naturale. E concludo con le parole di Pausania per ricapitolare un po' anche il nostro percorso e i percorsi che avete fatto in questi seminari sui culti tradizionali, sui monoteismi, proprio perché particolarmente suggestivo la conclusione di Pausania, dopo aver visto appunto le varie divinità, i vari dei sull'Acropoli e o sul Partenone. È sacro ad Atena il resto della città e allo stesso modo tutto il territorio. Infatti, quanti nei demi di campagna venerano per tradizioni altri dei, non di meno hanno in onore Atena.
L'oggetto di culto, ritenuto da tutti il più sacro, sia in città sia in campagna, già molti anni prima che confluissero dei demi in città, è una statua di Atena sull'attuale Acropoli che un tempo chiamavano Polis. E io vi ringrazio molto per l'attenzione. E sono a disposizione per eventuali commenti, domande, precisazioni. Sì. Fare con il mondo persiano. Ma allora questa insistenza dei centauri come si potrebbe spiegare? Sì. Dunque, di centauromachia abbiamo da un punto di vista iconografico e da un punto di vista letterario due. Una è la centauromachia peloponnesiaca, che guarda caso abbiamo anche ad Olimpia sul frontone, e l'altra è la centauromachia collegata a Teseo, quindi ad Atene, in qualche modo a quell'area. Io non, questa idea dei persiani ovviamente è sempre presente in letteratura e anche il sacco di Troia, l'Iliu Persis, è giocato ed interpretato in questi termini, la mazzonomachia in questi termini. Ma forse dovremmo sforzarci un po' di più, noi studiosi di iconografia, miti, scultura e quant'altro, di rivedere questa documentazione anche da un punto di vista contestuale, cioè cosa in questi anni, come per esempio la centauromachia è raffigurata in questo momento specifico sui vasi attici e quali informazioni ci danno rispetto ad un altro contesto culturale che non è più quello dell'invasione dei persiani. Questo secondo me è un non riuscire ad andare anche oltre la proposta interpretativa e di rimanere in qualche modo bloccati in quello che è il tentativo di vedere in questo tempio e nelle sue sculture una risposta a quel caso specifico, a quell'evento assai traumatico per Atene. Secondo me ci sono prospettive diverse, ecco, vedere per esempio Teseo e la centauromachia durante gli anni di Pericle, come leggerli e come interpretarli, e allora lì possiamo avere una possibile risposta o una possibile ipotesi di interpretazione di questo mito, perché ormai nel 447-432 di persiani non ne abbiamo più bisogno, ecco. Quindi secondo me è un po' un'ossessione della storiografia continuare a riferire il tutto in contrapposizione a quel momento storico, credo. Grazie. Altre domande? Va bene, vi ringrazio molto, buon rientro e buona continuazione.